In studio Viviana Sammico. Buonasera, bentrovati a MTG. Lo avete sentito dai titoli, si è conclusa la caccia all'uomo, è stato trovato senza vita Antonino Sciuto, il 38enne ricercato dai carabinieri dopo l'omicidio dell'ex fidanzata di 26 anni Vanessa Zappala, freddata con colpi di pistola intorno alle 3 della scorsa notte ad Aci Trezza mentre passeggiava con le amiche. Sono stati i carabinieri a rinvenire l'auto dell'uomo che era ricercato già da diverse ore ed è stato trovato, appunto, come dicevamo, senza vita. Faceva il rivenditore di auto a San Giovanni La Punta, aveva precedenti penali, era stato posto ai domiciliari lo scorso giugno dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori dopo la denuncia della stessa Vanessa, poi il GIP lo ha rimesso in libertà. E poi ieri questa tragedia, la tragedia annunciata che ha lasciato attoniti la comunità di Trecastagna e tutti coloro i quali conoscevano e volevano bene Vanessa Zappalà. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Un omicidio-suicidio, si è conclusa la caccia all'uomo. Antonino Sciuto è stato trovato senza vita. L'uomo di 38 anni di San Giovanni La Punta, il killer di Vanessa Zappalà di 26 anni, è stato trovato suicida nel casolare di proprietà della sua famiglia, Trecastagni, in contrada Trigona. Sono stati i carabinieri ad aver notato la sua auto utilizzata per la fuga dopo aver freddato Vanessa intorno alle 3 della scorsa notte da Aci Trezza. Trovata anche la pistola, una calibro 7,65 legalmente detenuta, che il 38enne si era procurato per uccidere l'ex. Lei, Vanessa, che ha cercato di scappare mentre lui, definito padre padrone, la inseguiva sparandole colpi di pistola fino a quando non l'ha vista cadere al suolo, esanime. Poi la fuga in auto, la diffusione delle foto del ricercato, fino al ritrovamento del corpo dell'assassino senza vita. Vanessa aveva denunciato il suo ex lo scorso maggio per stalking, era stato arrestato dai carabinieri di Trecastagni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e posto ai domiciliari, ma il GIP in sede di convalida ha confermato una misura meno restrittiva, quello dell'allontanamento dei luoghi frequentati dalla ragazza. A giugno dunque Antonio Sciuto era tornato in libertà. Ieri la tragedia, una tragedia annunciata, lui che si appostava sotto casa della ragazza, aspettava in auto, la insultava e la minacciava di non farsi vedere con nessun altro, o lui o nessun altro. Nel suo profilo Facebook le foto di un uomo che punta la pistola alla testa di una ragazza e le immagini di Scarface. Una ragazza solare era Vanessa, è libera. Lavorava in un panificio dietro il bancone. La conoscevano tutte, la apprezzavano per la semplicità, la solarità e l'educazione. Come lei, anche l'amica ferita è di Trecastagni, ma per fortuna ha riportato solo lievi ferite. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Vanessa Zappalà nell'obitorio della medicina legale del Policlinico di Catania. La comunità tutta si è stretta al dolore della famiglia, una famiglia distrutta. Papà Carmelo, che lavora nel settore dell'edilizia, e la mamma come promotore di prodotti di bellezza. Dolore, rabbia e quel senso di impotenza pervadono parenti, amici e conoscenti. A Pedara è stato esposto uno striscione in suo ricordo. È un uragano di felicità, gioia e vita, voglia di vivere la sua vita libera, libera di scegliere, decidere con chi stare. Questo. Oggi un fulmine a ciel sereno colpisce la comunità di Trecastagni. Vanessa non c'è più, strappata via dalla gelosia folle ed omicida di un ex fidanzato che non ha accettato la fine della loro relazione. Trecastagni perde una figlia, una nipote, una cugina, un'amica, una ragazza solare, per bene, lavoratrice, una ragazza che era riuscita a farsi volere bene da tutta la comunità. Trecastagni si stringe attorno alla famiglia, vicini e uniti in questo momento di dolore. Voltiamo pagina, parliamo adesso dei casi di contagi da coronavirus, perché è un virus che continua a dilagare anche in provincia di Ragusa con l'aumento dei casi di contagio, ma anche purtroppo del numero dei morti. 4 nuovi decessi in provincia di Ragusa per Covid-19, si tratta di 4 vittoriesi, il più giovane era un 52enne non vaccinato e come lui un 75enne e un 85enne. La quarta vittima è una 92enne,
una donna che era vaccinata ma che è morta per il quadro clinico già complesso, fanno sapere dall'ASP. Le persone attualmente positive al Covid-19 in provincia di Ragusa sono 2.538, 2.419 sono in isolamento domiciliare, 43 ad Acate, 31 a Chiaramonte Gulfi, 335 a Comiso, 6 a Giarratana, 79 a Ispica, 211 a Modica, a Monte Rosso Almo 1, a Pozzallo 102, a Ragusa 352, a Santa Croce Camerino 82, a Scicli 91, a Vittoria 1086. Per quanto riguarda i tamponi processati dall'inizio della pandemia, sono pari a 177.012, mentre i test sierologici sono 33.007, i test rapidi 414.868, per un totale di 624.887 test eseguiti dall'inizio della pandemia. Le persone ricoverate sono 99. In malattie infettive al Giovanni Paolo II sono presenti 16 pazienti, in terapia intensiva 7. Al numero di 7 va aggiunto il numero di 2, che sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva a Palermo e a Catania. In astanteria e pronto soccorso al Giovanni Paolo II sono presenti 25 pazienti, mentre in medicina Covid 13, in RSA 11, in foresteria 9, all'ospedale maggiore in malattie infettive sono in 9, all'ospedale Guzzardi nell'area indistinta Covid sono 26, in ostetricia 1. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 376.079 dosi, 209.056 in prima dose, 167.023 in seconda. Il numero sempre più basso delle persone non vaccinate ha costretto il Presidente della Regione Siciliana in via cautelativa a firmare una nuova ordinanza ancora più restrittiva che riguarda 55 comuni siciliani in provincia di Ragusa. Sono 5 le città coinvolte da questa ordinanza: Chiaramonte Gulfi, Ispica, Acate, Comiso e Vittoria. Allora sentiamo quali sono queste misure ancora più restrittive, semplicemente per due città che diventano zona arancione. Vediamo. Dichiarata la zona arancione in due città siciliane, Barafranca, nell'Ennese, Niscemi e Caltanissetta, dove devono essere applicate da domani, 24 agosto al 2 settembre, le normative nazionali. Altre restrizioni sono invece previste in 55 comuni siciliani, nelle zone più a rischio, quelle con minori vaccinazioni, per le quali il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza ieri sera. Una serie di misure di contenimento in vigore a partire da domani fino al 6 settembre. I provvedimenti riguardano anche la provincia di Ragusa, con i comuni di Acate, Vittoria e Comiso, già in passato dichiarate zona rossa a causa dei numeri dei contagi alti e degli ospedalizzati, Ispica e Chiaramonte Gulfi. La situazione è più grave nel catanese, con 16 città coinvolte e il siracusano con 11 comuni. Ciò che preoccupa è il numero alto dei positivi rispetto al numero bassissimo dei vaccinati. Ad Acate, su una popolazione di 10.945 persone, il 46,70% è immunizzato con 19 positivi al Covid durante la settimana, dal 13 al 19 agosto, con un'incidenza di 174 casi su 100.000 residenti. Le misure sono: uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all'aperto, dove sono presenti più soggetti, ad esempio sulle strade e nelle piazze, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, di chi è affetto da patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo e di chi svolge attività sportiva all'aperto. È inoltre previsto il divieto di assembramento nelle aree pubbliche. Infine, per i banchetti e gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti, con l'obbligo per gli operatori e per i partecipanti di aver effettuato il tampone nelle 48 ore antecedenti. Spingere sulla vaccinazione è lo scopo del governo regionale per arrivare a vaccinare il 70% della popolazione. Le ASP dovranno compiere tutti gli atti necessari a reperire personale amministrativo e medico necessario per attivare la vaccinazione decentrata a domicilio e monitorare l'efficacia delle misure adottate. Alla scadenza, in caso di mancata progressione del target previsto di vaccinati almeno con la prima dose e in presenza di una incidenza dei contagi superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, potranno essere disposte ulteriori misure di contenimento. A far aumentare i casi di positività al Covid-19 è stata anche complice la stagione turistica in Sicilia, che ha raggiunto numeri da record, ma il governatore ha firmato le misure restrittive per evitare lockdown.
La nostra economia non lo vuole e non se lo può permettere, ha sentenziato il governatore. Il mio appello dunque è sempre lo stesso, vaccinarsi è un dovere civico. Per questo siamo accanto ai comuni, a tutte le nostre comunità. Come dice il presidente di Confindustria, tutelare la salute significa tutelare il lavoro. Questo modello ha anticipato il presidente Musumeci, che inizia con i 55 comuni, potrà essere adottato anche in altri casi. Sentiamo adesso anche il sentore, i commenti dei cittadini delle città coinvolte da questa ordinanza, in particolar modo nella zona del Lipparino, quindi Acate, Comiso e Vittoria, già in passato, qualche mese fa, raggiunti dalla dichiarazione di zona rossa per l'alto numero dei positivi degli ospedalizzati. Allora sul posto per noi già Quinta. Acate, Comiso, Vittoria, Ispica e Chiaramonte Gulfi sono i comuni della provincia Eblea colpiti dall'ordinanza del presidente della regione siciliana Musumeci, l'ordinanza che entrerà in vigore da domani fino al 6 settembre con ulteriori restrizioni. Abbiamo chiesto ai cittadini, ma anche a chi amministra questi comuni, cosa ne pensano dell'ordinanza, perché si è arrivati a questo. L'assessore Dante Di Trapani suggerisce appunto che questa misura è indispensabile e soprattutto invita la popolazione al rispetto delle regole. In sé ci rammarica, nel senso che ne comprendiamo le ragioni, purtroppo, però ci dà rammarico il fatto che effettivamente nelle ultime settimane il comportamento di molti nostri concittadini, ma in generale un problema che riguarda la Sicilia, le regioni meridionali, non è stato evidentemente ottimale. Quindi è un appello, sia quello che fa l'ordinanza che quello che facciamo noi a tutti i cittadini: vacciniamoci, non diamo per scontato che noi siamo sempre dalla parte di chi rimane indenne al contagio del virus. Da domani Comiso nuove restrizioni, lei è contrario a queste restrizioni? Se mi vuoi bene, lo devi fare. Penso che sono favorevole, perché è giusto che ci vacciniamo tutti. Lei lo sa che da domani la mascherina la dovrà mettere anche all'esterno quando ci sono assemblee? Sì. Tutta una montatura. Quindi lei non ci crede? No, io non credo, io non posso controllare i numeri, non posso controllare niente. Quindi... Lei non si è vaccinato? Come? Non si è vaccinato? Non me lo può chiedere nessuno. Il vaccino è una cosa libera, secondo me, e deve restare tale, senza sottostare a un ricatto, perché quello sarebbe uno stato mafioso. Non credo che c'è un virus eccezionale, attenzione. Siamo nati in mezzo a miliardi di virus, viviamo nei virus. I virus ci stanno attorno, ci entrano, ci escono. Stanno in equilibrio. Le regole comunque bisogna sempre rispettarle, mi sembra corretto. Il problema è che effettivamente non si sa come risolvere il problema. Quindi ogni comune, ogni ente tenta di risolverlo, però chiaramente mi rendo conto che il problema c'è. Anche Acate, come detto, è tra i comuni della provincia di Ragusa colpiti da questa ordinanza. I cittadini si dichiarano fermi sul fatto che sia necessario rispettare le regole, ma c'è chi anche si mostra più scettico. Lei ha il Green Pass sempre con sé? Sì. Lei crede quindi che la vaccinazione può... Ma la dobbiamo fare tutte. No, chi si è che no? Oggi come oggi c'ho 50% ancora a carta che non se la fa. Lei sperava appunto che non arrivare a questo punto? Tutto. E fosse l'unica... di fare un vaccino per tutti e non fare trasera a nessuno, né dei putie, né dei bar, né delle cose, ci vuole il documento per trasera. Ma non ha aiutato nel tempo passato e non aiuta neanche nel futuro. Questa è una malattia, non si sa quanto dura, non serve il vaccino, non serve la maschera, mi pare che qua o ti metti la maschera o ti fai il vaccino o cammina così, se ha da prende lo stesso, perciò non so, le persone non sanno più come comportarsi. Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, si mostra ottimista per quanto riguarda l'incremento del numero dei vaccinati, ma naturalmente invita nuovamente la cittadinanza a vaccinarsi e a rispettare le regole.
La settimana scorsa abbiamo iniziato la vaccinazione, abbiamo fatto 170 vaccinazioni, di queste 170, 155 erano prima dose, quindi questo ci dà speranza che la gente abbia comincia a dare risposte e quindi comincia ad andare a vaccinarsi. Stamattina già hanno effettuato 30 vaccinazioni, quindi il trend speriamo che sia in aumento e speriamo soprattutto che i miei concittadini capiscano che è un dovere civico e sociale andarsi a vaccinare, perché non solo salvaguarda la nostra salute ma salvaguarda soprattutto quella dei nostri cari e dei nostri concittadini. A Vittoria, dove al momento si registra il numero più alto di casi positivi al Covid-19 della provincia Iblea, i cittadini chiedono maggiori restrizioni e pensano che questa ulteriore stretta possa essere utile e soprattutto invitano chi non lo ha già fatto a vaccinarsi. Certamente sì, per le persone intelligenti sì, per le persone che purtroppo rimangono nella loro ignoranza, questi scienziati ci sono. Siamo sempre i peggiori, ci distinguiamo nella massa sempre in negatività. Beh, non è l'unico comune, purtroppo ci sono tanti altri. Per quello che ho sentito e che ho letto, siamo il primo comune in Italia con contagi e con meno vaccinati. Io sinceramente il vaccino ancora non l'ho fatto, ma sono prossima, dopodomani sto andando a farlo. Se posso chiedere, ha temporeggiato per motivi? Per motivi che è il caldo, per sapendo che ci sono dei postumi, il caldo è pesante. Però adesso si è convinta. No, ma io sono convinta sin dall'inizio, non aspettavo altro che ne uscisse il vaccino e speriamo che si convincano tutti i miei compaesani e che lo facciano tutti. Continuano le indagini per identificare i responsabili degli incendi dolosi che hanno colpito gran parte del patrimonio boschivo dell'intera provincia di Ragusa, in particolar modo l'incendio divampato a Calaforno, a Giarratana. Di questo ne abbiamo parlato con l'ispettorato ripartimentale alle foreste. Sentiamo il servizio. A 10 giorni dagli incendi che hanno devastato il parco di Calaforno, proseguono le attività della stima dei danni e le indagini per risalire ai possibili autori di questo scempio. Abbiamo incontrato Luigi Stuppia, ingegnere responsabile per la sezione provinciale di Ragusa per l'ispettorato della regione ripartimentale delle foreste. Stuppia spiega come sia stato utilizzato un drone per un'analisi puntuale, ma che ancora non è possibile fornire dei numeri esatti. Noi abbiamo fatto già il rilievo di tutta la zona, cioè andare a vedere dove sono gli inneschi è molto difficile quando ci sono eventi così forti, perché si distrugge tutto, anche un minimo innesco, qualsiasi cosa, non è facile poterlo andare a individuare. Quando riguarda l'entità dei danni, per ora abbiamo fatto tutto il rilievo, lo stiamo portando il rilievo sulla mappa, ancora la quantità dei danni definitivi non ce ne sono. Come voi ben sapete, praticamente sia a livello di demanio, poi ci sono tanti terreni privati che sono stati e questi saranno messi sulla carta in modo tale che i comuni possono accedere al nostro sistema e fare praticamente il catasto degli incendi. L'ingegnere Stuppia spiega quali azioni potevano essere messe in campo per la prevenzione e chiarisce come sia ingiusto puntare il dito contro i forestali, spesso additati come possibili piromani che appiccano dolosamente gli incendi. Gli operai non hanno interesse ad andare a fare una cosa del genere. Se ci sono altri interessi, io in questo momento non lo so. C'è sicuramente qualcuno che ha interesse a fare queste cose. Si deve avere un po' di coscienza di guardarsi allo specchio e dire cosa ho fatto e perché l'ho fatto. Perché se c'è qualcosa da dire, meglio dirla in faccia oppure fare delle rimostranze nei posti giusti e con chi di dovere, non prendersela con il bosco. Infine l'appello a rispettare il patrimonio di cui disponiamo, anche perché non è possibile ripristinare boschi di questo tipo in poco tempo. Fare i viali parafuoco, fare la pulizia dei terreni privati. Tutte quelle opere emergenziali, perché praticamente se non ci sono queste non possiamo combattere chi ha il malintenzionato. E queste sono le opere più importanti, sono queste, sono le opere che riguardano praticamente la prevenzione.
fare prevenzione a tutti i livelli, dal privato agli enti pubblici, dai comuni all'ANAS, alla provincia e tutte quelle istituzioni che possono garantire la pulizia delle strade e quant'altro. Grande manifestazione, grande partecipazione quella di sabato scorso al porto turistico di Marina di Ragusa, indetta dalla CGIL per sostenere il popolo afghano. Tante le associazioni che si sono strette attorno al popolo afghano costretto a scappare dopo l'invasione dei talebani. Apriamo immediatamente corridoi umanitari per le donne e i bambini afghani. È quanto gridato a gran voce durante il sit-in organizzato dalla CGIL sabato scorso nella rotonda del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. Una manifestazione alla quale hanno aderito diverse associazioni per esprimere solidarietà al popolo afghano. È ormai evidente il fallimento di 20 anni di guerra per esportare la democrazia in un paese, e dice la CGIL, già dilaniato da conflitti e invasioni straniere. Adesso il governo si attivi affinché si possa dare adeguata accoglienza, lo ha detto Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa. Questo sit-in l'abbiamo promosso in solidarietà al popolo afghano. Quello che sta accadendo in queste ore è purtroppo una disfatta annunciata. Dopo 20 anni, una guerra che ha portato solo morte e distruzione in quel paese, è fallito l'intento dell'esportazione della democrazia. Questo significa che non è questo lo strumento per portare la democrazia nei paesi, ma una cooperazione basata sulla pace. Oggi noi chiediamo che il governo si attivi insieme all'Unione Europea affinché si possa dare accoglienza a tutte le persone, soprattutto donne e bambini che in questo momento sono in pericolo in quel paese, e bisogna cambiare soprattutto la politica internazionale per una cooperazione pacifica tra i popoli. Tra le associazioni che hanno aderito, adesso basta. L'Italia non può rimanere inerme per la sua storia, i suoi valori e la sua Costituzione, afferma l'associazione. Occorre fare appello ai comuni, ai sindaci e ai consigli comunali affinché si possa subito avere la disponibilità ad accogliere i rifugiati. Adesso basta di Ragusa ha aderito in modo convinto all'iniziativa promossa dalla CGIL per le donne afghane. Noi vorremmo andare anche più avanti, vorremmo chiedere al sindaco di Ragusa e a tutti i sindaci della provincia perché si facciano portavoce di attivare il sistema SAI col Ministero degli Interni, il sistema che finanzia i comuni per l'accoglienza ai rifugiati. Questo è il prossimo passo che faremo, chiedendolo al sindaco di Ragusa. C'è una breve pausa, tra poco. Si chiama Ad Sidera, c'era una volta celeste, il percorso espositivo della fotografo regista monicana Alessia Scarso in mostra fino al 17 ottobre nel convento del Carmine a Modica. Celebra il ritorno alla contemplazione come auspicio di pace, chiedendo al cielo, sede delle grandi domande dell'uomo, il conforto di accedere allo stato di incanto e meraviglia. E Ad Sidera, c'era una volta celeste, un percorso espositivo della regista e astrofotografa Alessia Scarso. Una mostra evento promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi che tra foto, video, installazioni multimediali e multisensoriali dà vita ad un viaggio contemplativo nel tempo, nella notte e oltre il visibile. Ad ospitare l'evento fino al 17 ottobre l'ex convento del Carmine a Modica. A presenziare la cerimonia di apertura l'amministrazione comunale e l'arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice. Per Alessia Scarso è necessario osservare il mondo che sta sopra di noi e che anche a causa dell'inquinamento prodotto dall'uomo osserviamo sempre meno. È un momento storico questo, epocale, un po' complicato e secondo me il ritorno non solo alla natura ma anche il ritorno allo sguardo verso l'alto e verso anche le grandi speranze, è proprio questo il momento giusto che ci può dare la possibilità di quantomeno confortarci e rasserenarci. C'era una volta celeste ha un significato particolare perché non solamente le narrazioni iniziano sempre con il classico c'era una volta, ma anche c'era una volta celeste nel senso che c'era una volta che non c'è più.
abbiamo molta più luce di quella che necessariamente ci serve e tutto questo inquinamento luminoso influisce sulla fotosintesi, influisce sul nostro ciclo circadiano, influisce sulla salute proprio dell'uomo e ci toglie anche la visione del cielo che è sempre stato lo specchio per l'uomo per potersi confortare, confrontare e darsi delle risposte. Parliamo ancora di un altro evento culturale perché sono stati celebrati sabato 25 anni di apertura al pubblico della chiesa di San Nicolo Inferiore a Modica, un evento promosso dall'Associazione Culturale Via e dal Centro Studi sulla Contea di Modica. Festeggiamenti per il 25ennale dell'apertura della chiesa rupestre San Nicolò Inferiore a Modica, un evento promosso dal Centro Studi sulla Contea di Modica con la collaborazione dell'Associazione Culturale Via che da 5 anni si occupa della gestione del sito, un appuntamento sostenuto dal Comune di Modica con la presenza dell'assessore Maria Monisteri, del sovrintendente beni ambientali e culturali di Ragusa Antonino De Marco, di Giovanni Di Stefano, direttore onorario del Museo Civico di Modica e dell'archeologo Saverio Scerra. I festeggiamenti si sono tenuti in ricordo dell'archeologo Anna Maria Sammito, studiosa di San Nicolò Inferiore. Durante la serata è stato espresso il desiderio di intitolare la piazzetta proprio ad Anna Maria Sammito, scomparsa prematuramente qualche mese fa. L'evento celebrato sabato sera qui in piazzetta Grimaldi è stato fortemente voluto dall'Associazione Culturale Via e dal Centro Studi sulla Contea di Modica affinché l'amministrazione comunale e chi di competenza possa intitolare la nostra piazza, Piazzetta Grimaldi, alla grande studiosa e archeologa Anna Maria Sammito, che ci ha lasciato qualche mese fa. L'evento ha visto la partecipazione del soprintendente, il dottor De Marco, dell'archeologo Scerra della soprintendenza di Ragusa e l'assessore Maria Monisteri, a cui è stato rivolto questo appello. Intitoliamo Piazzetta Grimaldi a colei che più di ogni altra ha studiato San Nicolò Inferiore, la nostra amica archeologa Anna Maria Sammito. La serata è stata animata dagli studenti dell'Istituto Superiore Galilei Campaille e dall'Istituto Superiore Verga di Modica. Il 25ennale ha costituito l'occasione per celebrare il 6° posto nella classifica del censimento FAI 2020, i luoghi del cuore. Con la speranza, riporta il comunicato dell'Associazione Via, che il Fondo Ambiente Italiano contribuisca al restauro degli affreschi bizantini. È davvero tutto con questo servizio, grazie per averci seguiti fin qui, a tutti voi ancora buon proseguimento di serata.